Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 55esimo episodio della nostra Master League. Signori, buon lunedì a tutti. Premessa, come al solito, sapete che sto registrando in rapida successione per un discorso di impegni personali, quindi i commenti li recupererò alla fine. E niente signori, prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Signori, allora, veniamo da un'ennesima vittoria che secondo me oramai abbiamo proprio un filotto di vittorie paurose. Vinciamo da 7 vittorie consecutive, signori. Tanta roba, siamo la miglior squadra, nessuno ha il nostro rendimento, neanche la Lazio. Dove sta la Lazio? La Lazio che giustamente ha 2 sconfitte consecutive e anche il Bayern di Monaco si è fermato a 4 vittorie consecutive. Detto questo, signori, voglio fare un acquisto. Voglio fare un acquisto. Abbiamo 39 punti e da un sacco di tempo che voi mi parlate di questo Agaowa. Proviamolo, signori. Male che vada, dico, lo cacciamo in panchina o in qualche altro semaforo a prendere i soldi. Allora, insieme a Semauli, mandiamo tutte e due a braccetto. Prendiamolo questo Agaowa, signori. Costa 20, costa poco. Babangida è costato 24, c'è nulla. Impressionante. Prendiamo Agaowa, signori. Così rimettiamo Giorni, nonostante l'ultima prestazione dello scorso video, lo rimettiamo da terzino. E Agaowa lo mettiamo davanti. E comunque ha una buona velocità, una buona accelerazione. 18-18. Ha una buona... Vi fate vedere semplicemente una cosa. Se io lo metto a confronto con Semau. Dove cazzo la sta Semau? Semau è camerunense. Allora, più veloce Semau. Lui ha più accelerazione, potenza uguale, più precisione Agaowa, più potenza uguale, elevazione di più Semau, stessa testa, più tecnica Agaowa, più dribbling Agaowa e più reazione Agaowa. Va bene, andiamo a prendere Agaowa, signori. Al posto di chi? E qui iniziano un attimino a cadere i problemi. Carlsen è il portiere, non lo possiamo toccare. Saviola, Stojkovic, Totti, Babangida, Matt, Davids, Cafu, Giorni, Forlander, Cecil. Mi sa che Matt ci saluta, signori. Era stato il portafortuna delle prime partite. Matt, è stato un piacere averti in squadra. Farai sicuramente più esperienza della tua vita non lasciando il calcio. Un saluto grosso a Matt, una bella festa. Gli regaliamo la penna della Roma e dopo di questo... ce ne sbattiamo. Altamente è andato lui, è andato anche a lui, signori, è andato anche lui. Matt ci abbandona. Matt, per te la Master League finisce qui. Detto questo, decisi e coraggiosi, niente, dopo questo acquisto fatto così, proprio mi sono svegliato stamattina, ho detto, dopo la vittoria col Dortmund, compriamoci Agaowa. Ci serve? No, ma ce lo prendiamo lo stesso. Allora, andiamo a sistemare tutta quanta la formazione. Allora, secondo me... visto che sto registrando la prima successione, perfetto, la formazione me l'ha mantenuta. Ora, se io faccio copia formazione, questo me lo salvi qua, sì. Dovremmo aver copiato questa formazione. Si spera? Si spera, un giorno lo scopriremo. Cambiamo giocatori, però effettivamente avrei dovuto prima cambiare i giocatori e poi salvare la formazione. Sono un pirla, però va bene. Lo sistemeremo dopo con calma. Allora, rimettiamo Giorni sulla fascia. Al posto di Cellini mettiamo Davids. Ok, poi mettiamo Agaowa. Lo mettiamo al posto di Semau, che ci l'abbandona e se ne va in panchina. Il buon Babangida. Ridiamo fiducia a Totti, signori. Rimettiamo in campo Totti, decisamente sì. E al posto di Miranda giochiamo con Saviola. Mi avete detto anche in uno dei commenti passati di mettere Saviola sulla fascia, un altro dei tanti suggerimenti che mi date. Però sinceramente signori, Saviola sulla fascia non mi sconquinfera più di tanto. Anche se effettivamente magari può essere che è più veloce, però signori, preferisco tenerlo lì. Detto questo, proveremo il buon Agaowa e vediamo cosa ci riserva contro il Barcellona, signori. Partita importante, c'è un certo Rivaldo che ci faceva gol qualche episodio fa, adesso non più, abbiamo il nostro Saviola. Agaowa, dimostraci che sei un... tutte le volte che ti hanno suggerito c'era un motivo. Tutto questo Babangida è tornato da qua. Non so più neanche quando sia tornato all'infortunio Babangida. Occhio a Davids che è stato ammonito nello scorso video. Babangida lancia subito Henry. Che sei lento, Henry, sei lento. Mannaggia a te.
Sogno di avere Ronaldo là davanti, signori. Voi lasciate che vinciamo lo scudetto. Ehi, Agaua! Va a fare anche il difensore. L'uomo col taglio di capelli scandaloso. Grandissimo Saviola si fa trovare in mezzo al campo. È partito il buon Saviola. È partito il buon Saviola che poi rallenta. Saviola aspetta lo scatto di uno degli attaccanti. Nessuno parte. Porca miseria, dico che ci voleva. Né Totti né Stoicavi ci sono andati in né Totti né Henry sono andati in profondità per farsi vedere. Grandissimo Babangida che recupera un gran pallone, che vede Saviola. Porca miseria. Davids mio, non fa. Guarda Agaua, grandissimo Agaua. Agaua, ce la fai? Sì, anche lui forse ancora ha problemi a capire il campo. Che le linee bianche sono le linee che delimitano il campo, non sono altri tipi di linee con quale fare altre cose. Attenzione, Giorni, che è stato un attimino. Attenzione, Davids che cerca ancora il primo gol con la maglia della Roma. Il buon Edgar Davids. Babangida però recupera un gran pallone. Babangida! Signori! Timbra il cartellino e buon Bamba. Fa vedere che lui c'è ancora, nonostante tutto, nonostante gli episodi, nonostante le vittorie, nonostante il susseguirsi di gol di vari giocatori, il buon Bamba c'è sempre. Tutto è partito da lui, grandissimo questo pallone recuperato da parte di Saviola, che poi però si perde in quisquiglie. Attenzione Kluivert lancia Rivaldo, ma Cafu scontro tutto brasiliano. Cazzarola fai, Cafu mio, cazzarola fai. Porca miseria. Stiamo soffrendo un attimino. Davids. Calma, Valeri la spazza via. Bene così. Attenzione, Totti. Totti riesce a prenderla di testa per Babangida che riparte come un treno. Il buon Bamba. Per Arri. Troppo chiuso, Arri. Troppo chiuso. Non può fare miracoli. Attenzione ancora. Scontro brasiliano. Cafu contro Rivaldo. Cafu per la seconda volta leva il pallone a Rivaldo. Arri. Porca, mamma mia, che gran palla! No, no, Ivanov fa il miracolo. Ivanov si riscatta. Il nostro Paperman, il nostro uomo saponetta, si riscatta con una gran parata. E fallo su Thierry Henry. Saviola alla battuta. La tiene bassa per Agaoua. Che niente, che non. Non sapeva cosa fare. Esci bello! Cazzarola. Kluivert trova il pareggio. 1-1. Mamma mia, buco difensivo terribile. Bello, su una palla nostra, signori. Su una palla nostra abbiamo fatto proprio la cacata. Era punizione nostra. Abbiamo perso un pallone. E loro sono partiti praticamente in contropiede. Scusatemi, dovrebbero ribaltarci la partita. Sì, vabbè, Babangida che vuole saltare di testa. Vabbè. Dopo queste le ho viste tutte, signori. Dopo che Babangida vuole prendere un pallone di testa, lui che è alto un metro, una tic-tac, dico, le ho viste tutte. No, vabbè. Barcellona ci ribalta la partita con 1-2, impressionante. Barcellona ci ribalta la partita. Babangida, hai voglia di partire sulla fascia? No, non c'ha voglia di partire sulla fascia. Fa partire Cafu, che poi vede Henry che guadagna una punizione dal limite. Quelli bravi io qua segnerebbero, io non sono bravo, quindi non sappiamo tirare le punizioni. Oddio, un tocco di mano, no. Forse ai tempi non c'erano i tocchi di mano, quindi. Attenzione. No. Siamo oramai in fase scudetto, signori. Siamo troppo rilassati. Questa cosa non va per niente bene. Ma Davids, il mastino Davids per Saviola, che lancia Henry, che gioca troppo largo il Thierry Henry. Mannaggia a lui, a chi non glielo dice pure. Perché non, una volta giocava bello centrale, uno gli dava il pallone in profondità. Ci sono state due partite contro il Real, se non sbaglio. Le abbiamo dato due palloni in profondità, bellissimi. Si è fatto trovare nel posto giusto, al momento giusto. Eh sì, dai, però, cazzarola. Buono così, ne usciamo. Perché c'è dovuto andare? Perché ci doveva andare Saviola e non c'è potuto andare Babangida? Barcellona vuole tenere aperto il campionato. Il Barcellona vuole tenere aperto il campionato, ma la Roma no. La Roma no. La Roma no. Babangida. No. Non ci credo, signore. Non ci credo. Non ci credo. Non ci... No, no, no. Mi rifiuto. Mi rifiuto.
Mi rifiuto che Babangida ha preso quel palo. Mi rifiuto, signori. Mi rifiuto. Oh, Babangida, però ancora lui lanciato la tiene. Non la tiene, mamma mia, Babangida. Ah, mannaggia, non ci posso credere, non ci posso credere che Babangida, mamma mia, mamma mia, mamma mia, come sto rosicando, come sto rosicando, che l'ha preso in pieno con tutta la porta libera, tutta la porta libera no, però cazzarola, attenzione, Agaowa, 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 niente, finisce qui il primo tempo, signori, era scontato. Mamma mia che palo che abbiamo preso. Mamma mia che palo che abbiamo preso. No, continua a giocare così. Teniamoci Agaowa su quella fascia e vediamo se riusciamo a fare qualcosa con il buon Aga. Attenzione, è proprio lui, Agaowa. L'uomo col taglio moicano. Il moicano dei poveri. Agaowa. Ok. Cercato non so chi. Arri. Ai ai. Chi ci sta lì sulla fascia? Mia sorella Giovanna? Chi ci sta sulla fascia? Nessuno. Buono. Bene così. Riusciamo a buttarla fuori sta palla? Va bene. Okay. No, ma porca miseria. Ah, sì, è quello, è solo davanti alla porta. Ma... Agaowa, Agaowa, lancia Jorni, 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 che rientra, Jorni. Agaowa, Agaowa, grande recupero di palla di Agaowa, che poi riesce a farla arrivare nuovamente a Jorni, 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 per Saviola, Saviola, no, Saviola mio, buttata a terra. Mamma mia, mamma mia. Oh, qualcuno lo ferma questo qua, porca miseria, infame. Saviola, 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 Saviola. Vede buon Bamba. Bamba che cerca Henry. Niente, sfortunati. Tanti errori da parte nostra, tanti errori, però molto sfortunati. Valeri cerca Cafu, 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 Cafu con calma, aspetta l'arrivo del difensore e poter lanciare. No, vabbè, dai, c'avevi a Babangida. Niente, signori, siamo troppo in clima scudetto. Siamo troppo in clima scudetto. Il Barcellona ci sta riportando con i piedi per terra. Il Barcellona ci sta portando con i piedi per terra. Vabbè, che siamo ancora a 16. Siamo la partita è lunga. Saviola, 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 lancia Agaowa. Lanciata Agaowa. Che entra in area. Agaowa. Agaowa! E dai così! Totti trova il 3 a 2. Se la stava per mangiare, signori. Se la stava per mangiare anche Totti. Se la stava per mangiare. Agaowa. Guardate lì il rimpallo. Per fortuna poi è andato. Meno male che il portiere non è uscito. Sennò praticamente ci avrebbe parato il tiro. Al 18esimo, 3 a 2. 3 a 2, signori. 3 a 2. La possiamo ancora quantomeno pareggiare. Quantomeno pareggiare. Dai, 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 dai. Allora, se questi però arrivano così davanti l'aria, dico pareggiarla è ancora più difficile. Jorni, Jorni che cercava Agaowa, Agaowa, Agaowa per Saviola, 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 Saviola chiuso per Davids, Davids che si allarga, Davids che lancia Henry che non doveva essere per Henry sto pallone, mannaggia a te, doveva essere per Babangida. Perché non la passano a Babangida, signori? Perché secondo voi non la passano a Babangida? C'è un... Attenzione, grandissima Agaowa che la tiene fisicamente. Per Davids, che nuovamente si gira, questa volta vede il Bombamba. Il pallone finalmente arriva a Babangida, che accelera nell'accelerazione, li brucia tutti. Babangida si gira, rientra tre volte. Dai, nel rimpallo, ma che fortuna hanno avuto. Ma sul rimpallo, quante volte sta palla cambia direzione e entra in porta? Mannaggia di una miseria infame, mannaggia, mannaggia. Jorni, 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 Jorni. Jorni, Jorni, Jorni che non interviene, lascia crossare il giocatore. Pallone che però arriva Ivanov, Ivanov per Cafu. Cafu, 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 Babangida non parte, Babangida non parte, Babangida parte ora. Però perde l'attimo, Babangida però riesce a rientrare. Il buon Bamba cerca l'angolo! 3-3 della Roma, Babangida! Dai così, scende lui in cattedra oggi, signori. Scende lui in cattedra.
E trova nuovamente l'angolino. Il difensore a guardare. Il portiere cerca un tuffo, ma non ci riesce. 3 a 3. 3 a 3, signori. 3 a 3. La Roma in versione scudetto, è vero, però riesce a rimanere in campo. Bella carica, Totti, Totti, Totti per Henry. Henry lancia Babangida che perde il passo. Bamba mio, va bene che ti ho fatto correre su quella fascia, però dai, perdere il passo su una palla così, porca di una mi... Bello! Rivaldo la butta fuori. Rivaldo la butta fuori, non si sa per quale motivo. Qualcuno parte su quella fascia, mannaggia le vostre. Cercata troppo sullo stretto, l'ho cercata troppo sullo stretto, la dovevo fare girare e invece non ci sono riuscito. Attenzione a Rivaldo, attenzione a Rivaldo. Rivaldo Davids, Rivaldo Davids, Rivaldo Davids. Rivaldo riesce a trovare lo spazio per il cross. È figo, di pochissimo non trova il gol del 4-3. 4-3 che in questo momento avrebbe completamente spezzato le gambe a entrambe le squadre. Attenzione, Agaowa. Agaowa decide di partire su quella fascia. Agaowa non tiene fisicamente. Al 40esimo, Davids, la palla arriva a Agaowa, che cerca Saviola, 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 buono il movimento. No, non ho visto che c'era Totti, ho visto Totti in ritardo, mannaggia. No, 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 grandissimo Ivanov, grandissimo Ivanov, ci salva Ivanov al 43esimo, l'uomo saponetta ci salva. Fuori, fuori sta cazzarola di palla. No, 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 escivano. Madonna mia. Mamma mia, signori, ho sudato freddo. Ho sudato freddo. Giorni, cerca Agaowa. Agaowa per Saviola. Saviola per Henry. Henry per Babangida. Babangida che però sbaglia il movimento e finisce qui. Finisce la serie di vittorie consecutive della Roma. Si arresta contro il Barcellona con un rocambolesco 3-3. 13 tiri in porta per il Barcellona, 11 per la Roma. Finisce 3-3. In tutto questo, Buenos Aires Real Madrid 3-3. Inter perde contro il Dortmund 3-1. Torino-Lazio 3-3. Quindi manteniamo i 3 punti, i 9 punti di vantaggio sulla Lazio. Il Bayern di Monaco batte il Chelsea. Quindi potrebbe esserci stato il sorpasso del Bayern di Monaco sulla Lazio. Milan pareggia con Manchester, il Leverkusen perde contro il Leeds. Attenzione, in fondo alla classifica si stanno dando battaglia. Il Marsiglia batte il Valencia 4-1. Mamma mia, Babangida, poi Guardiola per Kluivert, Bogard per Figo e Rivaldo per Litmanen e poi Totti dal nulla e poi Cafu per Babangida, signori. Un 3-3 che è un fastidioso, fastidioso, però va bene, però va bene. Torniamo a 23 punticini, che non sono male. E la Lazio sempre seconda. Manteniamo i 9 punti di vantaggio sulla Lazio. Signori, attenzione, io voglio andare a vedere se abbiamo vinto lo scudetto, però scusatemi. Questo pareggio potrebbe significare vittoria dello scudetto? A 3 partite dalla fine del campionato abbiamo 9 punti di vantaggio. Quindi, signori, se nel prossimo video manteniamo i 9 punti di vantaggio, vinciamo lo scudetto alla prima stagione di Master League. Con la Roma a 2 giornate dalla fine, signori, che sarebbe tanta roba, signori, tanta roba contro il Leeds che attualmente è terz'ultimo in classifica. Attenzione, Leverkusen finisce in ultima posizione, superato dal Dortmund e dal Leeds, quindi a rischio retrocessione il Dortmund. Quindi il Leeds che è terz'ultimo. Quindi, signori, una bella sfida che la vedremo nell'episodio di mercoledì che registrerò subito dopo questo. Detto questo, signori, vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!